Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Eccoci con Carinelli Roberto. Roberto, cosa ne pensi della gara? Come andrà? Dai, fare previsioni è un po' difficile. Partiamo da una casella non importantissima. Cerchiamo di fare una buona partenza e poi qui siamo tutti messi nel mezzo secondo, 6-7 decimi, quindi sarà una bella bagarre, dai, sarà una bella lotta. Vediamo di divertirci e via, in bocca al lupo a tutti. Eccoci con Michele Filippi. Michele, cosa ne pensi della gara? Penso che ho tanta voglia, dopo un anno di stop è la prima gara, diciamo, ufficiale che torno a fare, quindi ho tanta voglia di divertirmi. Speriamo sia tutto positivo, di fare una bella gara e di stare sempre attaccati ai primi fino alla fine. E se possibile vincere, ma la vedo un po' dura oggi. Andrea Tomio, come sono andate le classifiche? Cosa ti aspetti dalla gara? È una gara un po' particolare perché siamo tutti vicino, in un secondo c'è dentro praticamente 15 piloti, quindi vediamo cosa succede a breve. Grazie. Ben ritrovati in quel di Varano, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Ma sai adesso cosa commentiamo? Fammi indovinare. La 600, e chi corre nella 600? Non lo so, dei piloti, ma... Piloti interessanti, ce n'è uno importante, importantissimo, che scatta dalla 16ª piazza, Tomio Andrea, qui al mio fianco. Adesso Andrea, ti chiedo un po' di cose. Detta così, piloto importante che parte dalla 16ª piazza. Tu sei importante peraltro, che sei mio compare di avventure qui. Manfredi in pole, 7 decimi staccato Matteo Gallan, terzo Mortali, seconda fila Bianucci, Pozzo Fortunati. Terza fila Ferrari, Saltarelli, poi Bocenti, Gioia, Gasperini, Munerato, Filippi, Tomio, appunto Andrea, Coletti, Cafagni, Zerbo, Serra, De Maria, Osler, Cavallo, Marotta. Dopo ti chiedo un po' di cose, Andre, anche perché per te sarà bellissimo rivederti. Sì, assolutamente. Non è vero, mi hai detto che non te ne fregava niente. No, non è vero. Non è vero, scherzo ragazzi. Andrea Tomio, numero uno indiscusso, anche perché mi racconterà un po' di cose, anche perché chi è venuto con me in cabina di montaggio a fare la gara live durante l'avvenimento mi diceva che eravate tutti attaccatissimi. Intanto la partenza, scommetti che vada avanti Kevin Manfredi? Così è intuito, dici, eh? Così è intuito. Mi raccomando, non ci possiamo tradire. Esterno è proprio Kevin Manfredi, che accomodante. Anche perché ti dico, si era paventato a un certo punto Andre che non corresse proprio, e invece poi ha deciso alla fine di correre, di gareggiare. Sì, sappiamo, infatti, che lui è una wild card, i suoi punti è come se non contassero. Sì, ai fini della classifica è trasparente. Cioè, diciamo, sul che... podio lui non si presenta. No, ma è capace. Anzi, io la mattina ho parlato con lui, mi ha detto verso la fine, agli ultimi giri, mi fermo, mi ritiro. Cioè, probabilmente non so neanche se arriva fino alla fine. Almeno così mi ha detto se lo sta la mattina. Poi non so se arriva fino sta alla facendo fine. Il furbo, naturalmente sa tutto Andrea Tomio, e anche io sto facendo finta sapendo tutto, ma me lo tengo per me. Kevin Manfredi intanto se n'è andato via. Ti chiedo, Andre, 1.10.299, in realtà sei sedicesimo, a parte gli scherzi, sì, con Gallan che è il secondo, il primo dei non extraterrestri, sì, come Manfredi, che però è andato in 1.09, cioè in un secondo ci siete 15 piloti. È quello, infatti sembra, cioè tu racconti di ci sono sedicesimo, però in realtà davvero in, cioè, un secondo. In un'altra categoria probabilmente saresti quarto, non ti dico sì, quinto, sì, forse. Sì, 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 cioè sì, il distacco, sì, era ampio, infatti si vedono tutti attaccati, 15 giri, Gallan secondo, Ferrari, Mortali, Bianucci, Saltarelli, Gasperini, Pozzo, Sansavini, Fortunati, Coletti, Tomio, dodicesimo! Eccomi qua, guardami, eccolo, ti stanno sverniciando? Fa la staccata qua forse. Carinelli, vediamo se fa la staccata su Andrea Tomio,
Sì, ma io lo so che lui è un combattente. È un combattente sì. Quando fa la telecronaca. Esatto. No, non è vero. Scherzo, perché ci ha detto comunque che è stato anche un bel modo per ritrovarsi, per stare all'interno di questa grande famiglia che è quella del Motoestate, Andrea. Certo, certo, assolutamente. Infatti lo scopo non era... Sorpasso intanto di Mortali su Ferrari. Andre, io ecco, questa sarà una gara lunga, sì, con Manfredi che se n'è andato e noi seguiremo in maniera approfondita la lotta per il secondo posto, che poi diventa la lotta fondamentalmente per il primo posto. È come se questo gareggia da solo e noi intanto commentiamo. Esatto. Senti, che come l'hai ritrovato il paddock? Come l'hai ritrovato? Io ho visto tantissimi piloti. Questa è una grande differenza rispetto all'anno scorso. Largo ma non dritto. No, meno male, perché prima abbiamo visto Brugnone che lì è andato via dritto. Sì, allora il paddock è sempre piacevole, soprattutto ritrovare persone genuine, come dicevo. Il Motoestate è questo, il Motoestate è quello del bersi la birra, del mangiare la carne, stare, esatto, con gli amici. Esatto, esatto. Io l'ho preso un po' troppo all'appello e mi sono dimenticato un po' di andare in moto. Tommy, ragazzi, quel giorno lì ha mangiato abbastanza, no, che ora è che correva? No, hai corso alle 16, neanche ti... alle 16, ora delle 16 mi era già venuto sonno. Mi era già venuto sonno ad Andrea Tomio, 13esimo. Io devo correre la mattina. Lui ha bisogno di correre la mattina. Mamma mia, ragazzi, che pastone. Però questo ci faceva capire. Attenzione a un sorpasso forse di Bianucci su Mortali. Sì, lo riesce a compiere Bianucci, Andre. Però l'avevamo detto. Sì. Tanti attaccati e stiamo guardando, trovando proprio questo. Eh sì, quello che un po' rispecchia la... quello che ci ha detto la qualifica, ecco, la qualifica ha dimostrato che in un secondo eravamo dentro appunto i 15-16 piloti e nella gara, come vedi, questo è, ecco, forse a lungo termine, quindi una gara di 15 giri si possono non cristallizzare, ma si possono vedere un po' di distacchi, sì, un po' tu di... dici che adesso stanno, riescono a stare tutti attaccati, però ad esempio già vedo Gallan che in qualche maniera prova a staccare Ferrari e Bianucci, mi sembra che Bianucci ne abbia di più, vediamo se riesce a passare Ferrari già qui. C'è Andrea che mi dice sì stai tranquillo che lo fa. Sì, l'ha fatto, è passato Bianucci on board con Carinelli, che aveva prima scavalcato il buon Andrea Tomio, che in questo momento è quindicesimo. Cosa andiamo a vedere? Slow motion da parte di Kevin Manfredi. Alle sue spalle Matteo Gallan, autore di una buonissima gara per adesso. Li conosci tutti i ragazzi che corrono qui? Sì, quasi tutti. Dai, quasi Kevin, tutti. Un aneddoto su Kevin? Di Manfredi? È un aneddoto, cosa vuoi dirgli? È uno che l'anno scorso ha vinto l'europeo, è uno che gli dà il gas per davvero. Oh, una fumata. Sì, hai visto? Sì. Saltarelli, abbiamo visto un po' di piloti, bandiera verde che sventola, questo vuol dire che sta andando tutto bene, tutto a gonfie vele, soprattutto per Kevin Manfredi che si appresta a cingere a fare questa S quando siamo al quarto giro. Bella l'inquadratura qui dall'alto, ma si vedono. Allora, hai ragione Andre, probabilmente si staccheranno, ma è veramente un codino, sembra, è presente la Moto 3, ora io non mi auguro mai che finisca come la Moto 3, che di solito lì sono sempre disastri. Sì, però ho capito cosa intendi. Cioè, sì, sono sì, tutti attaccatissimi. È vero. Completamente è vero. Diversa ad esempio dalla 1000 di prima. Sì, assolutamente. Con posizioni decisamente cristallizzate, tutti lontani l'un dall'altro. Qui, De Filippo, su di me. Se non sbaglio. Come su di me? Sì. Non ci credo, ti hanno scavalcato? Sì, sì. Clamoroso. Scavalcato Filippi, da Michele Filippi ha scavalcato Andrea Tomio, quindicesimo Filippi, sedicesimo Andrea che è ritornato nella sua posizione originale. Bianucci intanto si affaccia alle spalle di Gallani, inizia a mettergli un po' di pressione, prima è entrato internamente qui su Ferrari e lo ha scavalcato. Mortali quinto, mi sembra, Andre, se sei d'accordo, guarda gli stacchi, si sta iniziando a formare due gruppettini. Kevin davanti è andato. Ma il gruppo del secondo. Qualcosa. Sì, c'è una moto ferma. Vediamo adesso, capiamo anche chi. Ti dicevo, Bianucci, Gallan. Che sembra che lottino. Forse qui Bianucci lo stava scavalcando. Forse. Gallan, se non ho visto male, entrava all'interno. Vediamo Manfredi che ormai fa storia a sé. Vediamo qua è la moto. Se spunta una moto rossa fiammante. No, è ancora dietro. O è davanti? Non si è visto bene. Sì, sì, è passato Adre. Perché la moto dietro è quella di Gallan. Mi sembra che sia passato Bianucci. O forse mi sono confuso. Sicuro erano loro due. Ferrari e Mortali stanno facendo un'altra Manfredi. Gara. Ma che fa? Pure non ci fa prendere un coccolone. Mortali scavalca Ferrari. Vediamo se Ferrari risponde subito. Si è risposto. Ti garantisco che davanti Bianucci ha passato Gallan. Come qui è rientrato Mortali. Ce l'ha fatta. Gran sorpasso. Lavorato.
costruito da parte di Super Davide Mortali alle spalle di Michael Ferrari, mentre Bianucci ha passato Gallan. Sta tirando Manfredi, però, perché per essersi preso lo svirgolone là, sta tirando tantissimo. Mamma, dietro che confusione! Saltarelli, Gasperini, Pozzo, Fortunati, Coletti. Mamma mia, Andre, ma che entusiasmo che c'è in questa disciplina! È vero. Usura? Qua. Questo lo chiedo a te, che tra l'altro l'hai pure partita. Io penso di sì, perché fino al decimo giro, che abbiamo visto, questo è una cosa, scusami se interrompo, l'abbiamo visto anche in mille. Sì, fino al decimo giro queste tipo Carinelli, Polverone, qualcuno che è uscito, sì. E fino al decimo giro queste gomme, soprattutto quelle che uso io, grossi problemi non ce ne sono. Quale hai usato tu? Dallo, no. Pirelli, sono tipo la zero fino al decimo giro, problemi non ce n'è. Dopo il decimo giro devi iniziano iniziare a non usurarle, a mantenerle. Sì, sì, però iniziano ad avere un po' quindi di degrado. Tutte le cartucce te le sei giocate in questi primi sei giri. Esatto, esatto. Tu pensi? Quanto arrivi alla fine? Boh, non lo so, non lo sai che non l'ho neanche guardato. Meglio sono andato così a casa e basta. Sì, è tornato, ha detto vado a rimangiare qualcosa che è meglio che vado a casa. Se la ride, esatto. Per fortuna, Andre. Ma sì, l'abbiamo presa. Per quello che è una, esatto, gara bella, una gara tranquilla, senza fare danni, ecco. Senza fare danni e senza farsi danni. Kevin Manfredi, esatto, taglia al sesto giro. Si appresta a vivere il settimo. Vediamo Bianucci, Gallan dietro. Come si affacciano all'ultima curva? Sono vicini, però, sono tutti vicini, però sai che Mortali sta provando ad andare a prenderli. Sta staccando tanto Michael Ferrari e sta provando ad avvicinarsi per giocarsi. E io lo continuo a ribadire, il podio. Sì. E noi lo chiamiamo podio, ma se poi quello che succede è che molla il buon Manfredi, si gioca la prima piazza. Cioè, se Manfredi tiene atto a quello che ha detto. Qui noi stiamo facendo un commento di una gara dove il primo è come se non fosse primo. Chiaro, certo. Quindi certo, magari ci si inizia a fare anche un paio di calcoli da questo punto di vista. Ah, ho già doppiato? Oh la Madonna. Questo qui è il buon Andrea Tomio che si lascia queste cose, lo conosce bene Kevin Manfredi, non mi ha raccontato niente, ha detto che ha vinto gli europei, lo sapevamo tutti, ti dice niente, non ti dà nessun consiglio, non ti fa dare nessun consiglio. No. Però c'è un rapporto bello, io questa cosa la devo sottolineare, Andrea, a prescindere da tutto, un bellissimo rapporto tra anche tutti, esatto, sì, cioè sì, anche sì, chi è uno step evidentemente, certo. Si mette comunque a livello di tutti quanti, sì, questa è la cosa, senza dubbio. Non come in altri sport dove uno si sente un po' arrivato, sì, bravo, c'è un po' più di quella cosa. No, Bianucci, Gallan, Mortali, si è accodato Mortali a Ferrari, a Gallan, scusami Andre, e adesso è una gara che cambia completamente. Tanto Kevin ha già doppiato un paio di piloti e si appresta a doppiarli magari tutti, no dai, scherzo, però sta viaggiando a ritmi veramente forsennati. Sì, sta, come ti ho detto prima, tanto qua non si vede. Vede il sole, anche praticamente che impalla l'inquadratura di Michael Ferrari che vede davanti un avvicendamento, sai che, ma Ferrari si è avvicinato tantissimo a Mortali. Quindi vuol dire che chi è sta davanti, che è Bianucci, Andre, non riesce ad imprimere forse quel ritmo forte e forsennato per scappare. E allora, secondo me, non è che arrivano tutti quanti insieme questi? C'è quel rischio lì. Mamma mia, come sono vicini ancora, nonostante siano percorsi 8 giri. Eh sì. Tutti tranne uno, che è tranquillo, si fa la sua curvetta, allarga il piedino, se ne va. Noi guardiamo, ci piace molto, lo guardiamo con piacere. Intanto Carinelli alle spalle di Coletti, vediamo se lo passa qui in rettilineo. Carinelli ci prova, Mortali ha scavalcato Gallan, Andre. Iniziato il nono giro, Mortali ha scavalcato Gallan, Bianucci, Mortali, Gallan, Ferrari. Gasperini, che era nono primo, si trova adesso sesto. Pozzo, Fortunati, Coletti, Carinelli, Calfagno. Carinelli alle spalle di Coletti, si sta mettendo in modalità squalo per provare a cercare un pertugio per infilarsi. Kevin, ciao, sei bello, sei fantastico, però dobbiamo commentare gli altri, oggettivamente. Eh certo. Le inquadrature sono tutte per te, perché sei il re indiscusso, mentre qua al mio fianco c'è principessa Andrea Tomio, che sei il re della gara. Andrea, tu come sei messo? Bene? Ma dici stasera? Come sono messo? No, stasera, qui in gara! Ah, in gara, no, mi sono già dimenticato là. No,
evidentemente, anche perché giustamente viene presa proprio da chi gareggia anche in altre competizioni. Andre, a parte gli scherzi, certo, facciamo gli stupidi perché abbiamo un rapporto, però evidentemente viene presa proprio per un gareggiare, per tenersi in allenamento. Quello è, invece che andare a fare magari una prova libera, un altro pilota che affronta un altro campionato lo va fa, a fare dopo una ti gara. Faccio una domanda, perché siamo live con Ferrari che sta provando, Gallan scavalcato, l'abbiamo detto a Mortali prima, che si è messo a modalità anche lì, squalettino su Bianucci che prova a scappare, però ti dico Andre, paura di cadere, cioè ti spiego, se devi forzare o non forzare, non forzi. Se, su una gara di allenamento dici? Sì, una gara come questa. Beh, no, sicuramente no. Com'è l'avvio dell'altra parte? Come è iniziato? Te lo racconto. E non ho finito neanche il primo giro. Perfetto, benissimo. E basta. Hai avuto problemi? No, in realtà no. Sono ho fatto un errore io. E... Ma come eri in qualifica a partenza? Com'è che hai rimesso? È competitiva. Là è difficile. Là è difficile. È difficile. Evidentemente me l'avevi detto. È difficile per forzare. Ho forzato un po' troppo per stare nel gruppetto. E mi ha portato subito a farne un errore. Non si può sbagliare molto, là, ecco. Non si può sbagliare molto, però qui evidentemente lo stavamo dicendo. Questo è Zerbo invece che sta correndo con un Aprilia 6,60. Sì, è Zerbo. Che partiva dalla 19esima posizione. Manfredi ultima al 10° giro e si appresta all'11esimo. Mamma mia, che gruppettino che si è formato lì, eh. Sì. Qua tu lo sai chi c'è dietro di Filippi? Ci sei tu, non ti puoi vedere, ma ci sei dietro, ma ci sei tu. Ok. Davanti a lui Gioia, Saltarelli, Calfagni, Carinelli, che ancora in combutta con Coletti, non è riuscito a scavalcarlo. Davanti ai Bianucci, Mortali, Gasperini, Ferrari, crollo totale di Gallana, Andre. Partiva dalla seconda, si trova in settima. O ha sbagliato, secondo me, o è un degrado totale delle gomme, o ha avuto un problema. O un problema, perché oggettivamente non c'erano le condizioni per un crollo di questo tipo. No, settimo no. Gallan. No, così no, così non è troppo. A questo punto si giocano la quella che vedrete seconda piazza, ma che poi potrebbe essere prima, a meno che Manfredi non decida di fermarsi prima. Bianucci, Mortali, Gasperini che ha scavalcato Ferrari, gara straordinaria da parte di Gasperini, Andre, che partiva 13esimo, 1:09.941. Vedi che le qualifiche. Mortali ha passato Bianucci, dalla quinta alla seconda Mortali, Bianucci terzo si accoda e come mi dicevi tu, le qualifiche servono, ma fino a un certo punto. Esatto, questo ti dimostra partendo dalla 13esima posizione. Gallan si è ritirato. Gallan si è ritirato. Allora c'era un problema. Gallan non compare più nei monitor. Probabilmente si è ritirato. Mamma, che gruppone ancora. 12esimo giro. Andre, qui era. Vedi? Sì. Carinelli si è staccato e Coletti ha scavalcato Saltarelli. Ecco il motivo per cui non riusciva ad avvicinarsi. Passo decisamente più veloce da parte di Coletti su Carinelli, che non riesce ad aggrapparsi, ad avvinghiarsi a quel gruppetto che si giocherà probabilmente la settima posizione fino alla fine. Io ti dico un po' da un certo punto di vista, per fortuna che hanno staccato da Kevin Manfredi, straordinario, però faceva uno sport a parte, ma noi ci stiamo divertendo tantissimo, soprattutto. Chi è questo? Non lo so. È Andrea Tomio, gli abbiamo riservato un'inquadratura speciale. Hai visto? Ma che motina è? È una pre-moto 2, diciamo, una moto un po' particolare. Ma tu l'hai fatta tutta tu, elaborata da te? No, io mi limito a guidarle. Ma hai visto? Qui c'è uno slow motion per Michael Ferrari, che sta combattendo per le posizioni di testa. Una bellissima gara da questo punto di vista, con alle spalle Alessandro Pozzo. Questi sono, è l'inizio della gara, Andrea. Sì. Abbiamo raccolto dei frame di immagini iniziali. Eccolo qui, Kevin. Ciao Kevin. Perfetto. No, non è lui. No. Attenzione, dietro che si sta questo avvicinando minaccioso. De Maria. Gasperini terzo, Andre. Bianucci secondo. Ma dov'è finito Mortali? Appunto. Problemi anche per Mortali, incredibile! Incredibile! E che fine ha fatto? Gasperini dalla 13esima alla terza piazza. Ferrari quarto. A questo punto da Ferrari ci si aspetta che provi in qualche maniera
a saltare alle spalle di Gasperini almeno per prendersi il podio, mentre Kevin Manfredi adesso inizia a essere pungolato per quanto concerne i vari doppiaggi. Carinelli nono, incredibile, abbiamo perso Gallane, Mortali li abbiamo persi, erano secondo e terzo, Andre, pazzesco. O problemi per lui o un'uscita. Noi purtroppo non siamo riusciti a vedere, documentandovela, la situazione. Ancora Carinelli, voi dovete vedere, Andrea Tomio gira lo sguardo su dove vanno le moto e io con lui, ormai sto imparando anche io, un po' inebetito come sono sulle moto, giro lo sguardo come lo fa lui. E ti viene da guardare. Sì, mi viene da guardare Manfredi, intanto a doppiaggio. Su De Maria, Jacopo. Su De Maria, su Jacopo De Maria, esatto. 14esimo giro. Michael Ferrari live con lui, non riesce a prendere Gasperini che sta letteralmente volando davanti a lui. Michael Ferrari quarto. Andre, gara stranissima però, molto strana. Gallan e Mortali usciti di scena, usciti di scena, e sarebbero stati probabilmente loro protagonisti. Gallan abbiamo visto che dal settimo non lo troviamo più e evidentemente il ritiro. Ferrari non riesce a tenere Gasperini. Ora non so se sia un doppiaggio, se Pozzo sia entrato. Sì, sì. Pozzo entra su Ferrari. Ancora Ferrari, vediamo se prova a rispondere a Pozzo. No, chiude Pozzo, che probabilmente cercherà in maniera satanata di avvicinarsi agli altri. Kevin Manfredi intanto tranquillo, tranquillone, se ne va via in scioltezza. Ultime curve prima dell'ultimo giro, Andre. Sì. A questo punto vediamo sì, lo sta affrontando. Quindicesimo, l'ultimo giro, quindi evidentemente io penso che adesso rallenti, eh. O rallenta, dici, oppure se ne va in box prima di tagliare il traguardo. Non lo so. Ma smettila che lo so. No, no, non lo so, però secondo me rallenta o si ferma. Io lo so, non te lo dico allora. Non lo so cosa è successo. Te lo dico io dopo, qua dopo lo vedi. Dopo te lo dico anch'io, allora, dopo che lo vedo. No, andrà in box, Kevin. Ok. Quindi farà vincere chi gli sta dietro, in questo caso Bianucci, Gasperini, Pozzo, Ferrari, Fortunati, Coletti, Gioia, Carinelli, Saltarelli, Calfagni, Filippi, Bocenti, Tomio, Osler, Serra, Zerbo. Lotta incredibile in questo caso nelle retrovie per le varie posizioni. Mamma mia, quanto se le stanno dando quelli davanti. In penna Kevin Manfredi, tranquillo e sereno, si sta facendo gli affari suoi completamente. Sì. Però uno stile invidiabile, un pilota veramente, una bravissima persona, ripeto, anche fuori, al di là del paddock, Kevin Manfredi. Vediamo, perché ci stiamo accingendo a vedere le ultime curve. Andre, se non erro, hai visto? Ha rallentato ed entra in box Kevin Manfredi. Fa vincere evidentemente chi gli sta alle spalle. Lo avevamo preventivato, non avrebbe probabilmente nemmeno dovuto correre. Sbucano intanto coloro i quali vincono. No, perché qui siamo ancora al doppiaggio. Eccolo Bianucci. Vince Bianucci. Gara, questa gara importantissima. Gasperini, Pozzo, Ferrari, Coletti, Fortunati, Gioia, mamma che casino lì. Madonna. Gioia, Saltarelli, Carinelli si sono toccati probabilmente, Filippi, Calfagni, Bocenti, Tomio. Vince Bianucci, secondo Gasperini, terzo Pozzo. Manfredi non ha staccato il traguardo, lo sapevamo, Andre. Bella gara da parte tua, che mi sei arrivato tredicesimo a questo punto, perché mi hai scavalcato anche Manfredi. Che pistola. Mi hai scavalcato trattando male Manfredi. Ragazzi, Andre, bella gara, peccato perché tutta la prima, tutti i piloti di testa, tutta la prima fila si è sfaldata. Sì, Manfredi in ritiro, Gallani Mortali sono usciti, adesso parco chiuso. Interviste da parte di Nilo. Vediamo il podio e poi una chiusura, una chiosa finale. Gli abbiamo lasciato prendere fiato, lo abbiamo visto gesticolare, adesso lo facciamo parlare. Michele Filippi. Ciao a tutti. Ciao. Nilo, sono veramente contento, oggi sono veramente contento, non so neanche quanto sono arrivato, penso, spero nella top 10, verso il decimo, così lì, però sono veramente contento, sto ritornando in forma, e ho fatto una gara tutta sul passo del 10-0, ho fatto 9-9, si può fare di meglio, lo so, oggi scivolava anche, non potevo dare di più,
certo. Nonostante tutto ho preso un gruppone di penso 6-7 o almeno 6-7 moto davanti, tutte compatte, certo. Le ho riprese e prendevo sempre tutto nella parte finale, nella parte dalla parabolica in poi. La parabolica, la curva 3 di Varano, non riuscivo a farla proprio, non riuscivo. Continuavo, certo, a pattinare posteriore, mi si è chiuso anche una volta lo sterzo, con giù il ginocchio, spinto, sono rimasto in piedi percorrendo la curva, però perdevo tantissimo là, quindi ho usato la testa, non sono mai andato in affaticamento, sono contentissimo, ripeto, perché anche quest'anno di nuovo mi sono fatto una frattura, però piccolina, perso un mesetto di allenamento, ma sono fresco, cioè, sono fresco, cioè, sono veramente contento, prima gara come... Una capacità incredibile di trasmettere le sensazioni degli eventi. Sono contento, sono veramente contento. E riesci a trasmettere con tutta questa felicità, lo si vede. Sono stato costante, ho martellato i tempi, non è che ne facevo uno, poi uno, cioè, sempre là, bel passo, dai, faremo meglio la prossima, ancora meglio. Noi siamo qui che ti torneremo, aspettiamo. Torneremo al 100%. Grazie Michele, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie. Ciao. Eccoci qua, sempre con Andrea Tomi, una bella gara, ha vinto quindi Nicolò Bianucci. Esatto, secondo Gasperini. Gran gara da parte di Gasperini, benissimo anche Pozzo, peccato per Gallani e Mortali. Ci sarà sfida, ci sarà lotta in questa categoria? Direi proprio di sì, è una di quelle più accese, più combattute, ne vedremo delle belle a Cremona. Mi trovi totalmente d'accordo, ragazzi, appuntamento a Cremona, ci sarai? Se non corro, comunque come spettatore sicuramente sì. Sta al mio fianco tutto il tempo, ciao ragazzi! Ciao ciao!